Benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere le migliori impostazioni dell'Absan Zino. Avete già visto un video che ho realizzato in questa bellissima spiaggia in Corsica utilizzando le migliori impostazioni che andremo a vedere. Partiamo subito dalla camera, come andarla a impostare. Purtroppo, essendo un drone per iniziare ed è veramente super consigliato per iniziare, non ha molti settaggi, anzi veramente pochi, per cui io vi consiglio di andare nelle impostazioni. Video resolution: se il vostro PC è abbastanza buono, metterei in 4K 30 fps. L'unica cosa da andare a settare ogni volta prima di volare è il bilanciamento del bianco. In questo caso c'è una bellissima giornata con un sole perfetto, quindi sunny day. Se invece ci fosse nuvoloso o un pochino cielo scuro, cloudy day. Non userei automatico perché a volte fa pasticci, ma non solamente nello Zino, ma un po' in tutti i vari settori. È sempre meglio andare a metterlo noi, il bilanciamento del bianco. Torniamo indietro, color ordinary, in quanto gli altri profili colori non sono professionali e ci rovineranno la nostra clip. Torniamo indietro, video format non si può modificare, per cui ora andiamo alle impostazioni più importanti, ovvero la sensibilità dei nostri joystick, la velocità del nostro drone e la velocità della gimbal. Questi sono veramente i settaggi più importanti da andare ad impostare sul nostro Zino, per cui andiamo nelle impostazioni, rotella in alto a destra. Ma prima spendiamo anche due parole per quanto riguarda il ritorno a casa. Settate un'altezza sempre più alta degli ostacoli che avete attorno a voi, per cui io imposterei di base 50 metri, così non incorriamo in nessun rischio. Dopodiché andiamo a vedere max speed setting. Qui dovremo andare a variare la velocità del nostro drone. Verticale lasciamo 100%, orizzontale andiamo a abbassargli un po' la velocità per essere ancora più precisi, mettiamo 90%, mentre per quanto riguarda lo yaw, ovvero quando il drone ruota su se stesso, andiamo ad abbassare 55-50%, da avere più sensibilità possibile col joystick e ottenere riprese più cinematografiche essendo più lente, senza l'effetto sgradevole del mosso veloce. Torniamo indietro, fino adesso abbiamo impostato le velocità del drone, ora andiamo a impostare la velocità della gimbal e l'andiamo ad impostare a 14, in modo tale che quando noi andiamo a ruotare la gimbal, quindi verso l'alto e verso il basso, vedete, si muove veramente molto molto lentamente e possiamo realizzare clip come questa che state vedendo in questo istante. Mi raccomando, tenete sempre il vostro Zino aggiornato all'ultima versione, anche se è un pochino complicato aggiornare l'ultima versione perché dovremmo fare un po' di tafferugli, un po' come si faceva con i vecchi droni. Però devo dire che questo drone mi sta piacendo. Spengo un attimo lo Zino e poi vi voglio raccontare due o tre perle su questo drone. L'Absan Zino forse l'avevo sottovalutato. In questa settimana di vacanza a Corsa lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni, infatti vedrete altri contenuti su questo drone, e stressandolo così tanto i materiali sembrano plasticosi ma tengono alla grande davvero. Anche le rifiniture non sono niente male, più che altro è di primo impatto che non sembra un drone così solido e invece stupisce. Inoltre parliamo un attimo della trasmissione, che è il lato un po' negativo. Quando non abbiamo il drone in linea d'aria, sull'applicazione abbiamo qualche scattino, però nulla che pregiudichi il video finale, in quanto si riescono comunque ad ottenere ottime riprese perché si capisce bene cosa stiamo riprendendo, però mi sembra giusto sottolinearlo. Passiamo invece agli aspetti positivi, quelli che mi hanno stupito. Mi ha stupito la videocamera stabilizzata su tre assi, lo diciamo perché a questo prezzo c'è il Fimia 3, però ha la videocamera stabilizzata solamente su due assi. Inoltre il Fimia 3 non ha il 4K 30 fps. Proprio questo 4K 30 fps mi ha stupito perché possiamo ottenere immagini abbastanza di alto livello per il prezzo che costa, anche se peccano un po' di gamma dinamica. Se riusciamo a filmare con la luce a nostro favore,
vedrete che otterrete riprese impeccabili, davvero. Inoltre, questo è richiudibile, mentre il FIMI A3 non è richiudibile, per cui sicuramente questo lo porterete più con voi e naturalmente lo utilizzerete maggiormente. La batteria dura circa 12, 14, 15 minuti, dipende molto dalle condizioni atmosferiche, ovvero se c'è vento oppure no, ma dipende anche da come lo andiamo ad utilizzare. Se gli facciamo fare grandi escursioni in altezza, la batteria si ridurrà. Però meno di 11 minuti non ho mai fatto, e soprattutto la nota positiva è che queste batterie costano davvero poco. Mi sembra di aver detto tutto, lo consiglio a chi vuole iniziare spendendo poco e ottenendo grandi riprese. Come abbiamo visto in precedenza, la videocamera non ha molti settaggi, però per iniziare è veramente perfetto. Ovviamente se vogliamo qualcosa di più vi consiglio il FIMI X8 SE, anche se nell'ultimo periodo dovremo attenderlo maggiormente, mentre se volete un drone che comunque ha 600-700 metri di range arriva, mi raccomando rispettate sempre i 200 metri, questo ve lo consiglio davvero, mi ha stupito in questa settimana. E poi avete visto voi le immagini iniziali. Noi ci vediamo presto in un prossimo video, se ti va iscriviti e mi raccomando seguitemi anche su Instagram e Telegram, dove pubblico offerte di tecnologia e non giornalmente. Ciao dalla Corsica, che panorama!